Il 9 gennaio siamo riuniti nel bellissimo studio di Franco Manescalchi, fra i suoi libri, i suoi scritti importanti. Alla mia sinistra c'è il poeta della bicicletta, lo definirei così, Giancarlo Bianchi, che assieme a Franco Manescalchi ha ideato questa bellissima antologia che porterà il titolo, Diccelo te, Franco, E poeti in bici. a Poeti in bici. Allora, questa antologia è un omaggio ai mondiali di bicicletta svoltosi qui a Firenze. Molti sono stati i poeti importanti che hanno aderito a questo evento e noi vogliamo sottolineare, vero Giancarlo, qualche nome importante. Franco ci potrà essere più preciso. Qual è stato secondo te il poeta che più ha espresso il significato di questo evento? Dunque, allora, la serata del 27 settembre alla Biblioteca Mario Luzzi è stata dedicata al rapporto fra poesia e letteratura. Di conseguenza sono stati letti e presentati i poeti che nella storia letteraria del Novecento si sono dedicati a scrivere qualcosa per quanto concerne la poesia, la bicicletta. Oh, la bicicletta entra nella poesia, così diciamo, di pieno diritto, in quanto era all'inizio del Novecento lo strumento per muoversi principale, non c'erano ancora le auto e conseguentemente tutti, compresi gli scrittori, si muovevano in bicicletta. Si muovevano in bicicletta, era una cosa nuova ed era una cosa anche che agevolava i rapporti e le distanze, il superamento delle distanze. E c'è tutta una letteratura in questo senso che va da Bruno Cicognani, da Giuseppe Prezzolini, da Federico Tozzi, i quali hanno scritto della bicicletta e di come l'hanno usata. Di conseguenza non c'è soltanto la poesia dedicata, non c'è soltanto le poesie dedicate alle biciclette, ma c'è anche l'esperienza della bicicletta hanno fatto gli scrittori ed è anche molto, molto divertente leggerla oggi. Ad esempio, ci limitiamo ad un solo esempio, come Federico Tozzi fosse un cultore della bicicletta, andava addirittura agli incontri da Siena a Roma. Da Siena veniva a Firenze in bicicletta e andava da una volta addirittura anche in Romagna. L'esempio è questo, che quando una volta veniva a Firenze da Papinina e arrivò a Greve in Chianti, era trafelato, era d'estate e proprio in quel giorno, in quei momenti lì, c'era un evaso dal carcere che si aggirava nella zona di Greve in Chianti, vedendo arrivare questo. Tutto trafelato, sudato e così i contadini imbracciarono il forcone e lo inseguirono catturarlo. Beh. Per la bicicletta, un'altra volta ad esempio era arrivato verso Marrad di notte, sempre Federico Tozzi, sì, e che avevano i lumi ad acetilene davanti, no? Allora succede che i contadini vedendo arrivare questa creatura curva, con un paio d'occhialoni e con un lume davanti lo presero per il diavolo. Ecco, vedi, la bicicletta dunque entra nella letteratura proprio attraverso anche questo mondo di aneddoti e di storie, di esperienze. Per quanto riguarda la poesia, la bicicletta entra per il fatto che la dinamica dell'uso della bicicletta determinava, per esempio in Giovanni Pascoli, sappiamo, no? La poesia di Pascoli determinava questa visione più veloce rispetto al passo, ma non come la carrozza che c'era allora, o la diligenza, ma determinava, diciamo, un contatto quasi olfattivo, visivo, di esperienza poetica. La bicicletta, in effetti, muovendosi, è un'esperienza poetica. Questo come premessa. Diciamo poi come dopo della serata nella quale furono lette poesie e dette
cose più o meno di questo tipo. E la serata del 27 di settembre abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni per questa antologia di cui tu parli. Dunque, ecco qualche nome di sì, qualche partecipante, sì, noi siamo curiosi, noi poeti. Sì, è vero. Quindi, le adesioni sono state, per esempio, importanti. La Mariella Bettarini stessa è una poetessa importante a Firenze, ci ha fatto avere un suo testo. L'Alberta Bigagli uguale, e l'Anna Vincitorio uguale. E diciamo, poi ancora ce ne sono molti altri, non solo da Firenze, ma da, vediamo un pochino, ma anche da altre città, da Arezzo, da Patrizia Fatti, ma insomma sono tanti poeti, una ventina, che hanno inviato testi, e te stessa ovviamente, il libro oggi ci hai fatto avere due testi, e testi che danno degli spaccati particolari, ciascuno a suo modo, di come è stato il rapporto con la bicicletta, o di come per esempio avrebbe voluto, cioè ci sono persone che non hanno usato la bicicletta e immaginano questo ippogrifo della bicicletta nel mondo della poesia. Per cui diciamo questa antologia dovrebbe avere questa struttura, avere un'introduzione breve da parte mia che fu letta il 27 settembre, la quale si fa un riferimento a ciò che ho detto, vale a dire un po' al rapporto fra scrittori e bicicletta, e poi mettere come testi i testi dei poeti di oggi. La risposta, ripeto, quantitativa non è stata tale che si possa domani mattina stessa andare in tipografia, ma insomma siamo a metà del percorso della raccolta dei testi. Ma noi chiediamo a tutti di partecipare, perché naturalmente i poeti devono proseguire il lavoro di loro precursori, e qui abbiamo anche Giancarlo Bianchi, che oltre al poeta è uno sportivo. Abbiamo fatto anche in quell'occasione una bellissima mostra di biciclette d'epoca. Io ho portato la mia Vicini del 1970 restaurata, Antonio sempre facente parte la nostra associazione Ulteriore Città Ciclabile, che dal 1997 si occupa di mobilità ciclistica, ha portato la sua bicicletta che aveva il cambio epicicloidale, una Peugeot appunto francese. Il cambio epicicloidale è un cambio particolare dove ci sono dentro anche le marce. Insomma, abbiamo fatto anche una mostra di biciclette d'epoca, e l'introduzione alla serata l'abbiamo fatta io e Antonio, che fa parte della nostra associazione Città Ciclabile, insieme al Pianeta Poesia, fondato e diretto da Franco Manescalchi una ventina d'anni fa, che è sempre impegnato per quanto riguarda la poesia a 360 gradi. Quindi non si deve parlare sempre delle stesse cose, ma bisogna parlare anche di tutto quello che accade, di tutto quello che può accadere. E la bicicletta è un fatto storico che non si può cancellare, che va importante, insomma, perché ci permette di muoverci senza inquinare, ci permette di muoverci senza inquinare anche acusticamente, certo. È un mezzo silenzioso che occupa poco spazio. In una macchina, magari rispetto a una bicicletta, lo spazio che occupa è maggiore, quello della macchina. Consuma petrolio, consuma benzina, consuma gasolio, quindi è anche un discorso di risparmio. E quindi io sono impegnato da sempre nell'associazione Città Ciclabile, che in questa occasione ha voluto collaborare con il Pianeta Poesia, della quale insomma mi onoro di essere collaboratore, facente parte della segreteria di Pianeta Poesia, e quindi una sinergia, ecco, una sinergia, insomma, e vogliamo, noi desideriamo trovare anche nuove adesioni di poeti che possono. Comunque non mancheranno, perché Firenze ha dato tanto alla poesia e anche alla bicicletta, perché ricordiamoci che Bartali, la stella del ciclismo, era fiorentino, e ora c'è il museo lì a Pontema che enumera tutti i suoi grandi traguardi ciclistici. Gastone Nencini, un altro grande del ciclismo, e di cui l'onorevole Riccardo si è attivato per fare di questa iniziativa a Firenze un altro fiore all'occhiello dello sport italiano.
Perciò tutte queste cose messe assieme, è bene che i poeti sottolineano con la loro arte che non ha tempo, che rimanga punto focale di un bellissimo passaggio di arte, di amore, di dedizione per la poesia e per il ciclismo italiano. Fra i sensi del rapporto che esiste fra scrittore e bicicletta, Lilli Brogi ha espresso forse quello principale, quello più importante, che ci dice poi nell'ultimo rigo della sua poesia, vale a dire che il ciclismo, a differenza di altri sport, è un ciclismo di partecipazione diretta del popolo, di noi tutti. Di conseguenza, mentre una partita di calcio la vincono i calciatori o la perdono i calciatori, una gara ciclistica non la vince soltanto il vincitore, ma la vincono tutti quelli che partecipano, e di conseguenza c'è questo senso di essere vivi e partecipi attivamente. Scrive Lilli Brogi, te la leggo da qua. 1950, Giro d'Italia. Giro d'Italia a Firenze. Tante famiglie sul ciglio della strada si inerpicano le biciclette sui tornanti stretti della gola di vaglia. Atleti spingono forte sulle ruote delle bici con grande perizia. Sono sublimi. Leggo sui muri anneriti delle case abbandonate: viva Bartali, viva Coppi, parole magiche evocate, un grande sogno, un grande giro che esaudisce desideri di riscatto, una frase esce da ogni cuore, vinci, anch'io con te sono vincitore. Complimenti. Bene, grazie. È veramente un altro pezzo di storia quello che hai dato a tutti. Se Giancarlo vuol leggere la sua versione. Certo, certamente, grazie. Grazie tante, Franco, di cuore. Gli occhiali e prendo la poesia, certo. Scusa. Allora, in sella alla mia bicicletta, in sella alla mia bicicletta tutto è più facile, una Wiener del 1970. Certo, era un'altra meccanica, l'acciaio era acciaio e tutto filava liscio. Oggi con le nuove tecnologie non c'è soddisfazione. Ai vecchi tempi, prima di cambiare un pezzo ci si pensava due volte e non se ne faceva di nulla. Spesso lo si aggiustava e tutto aveva un senso. I progetti erano progetti e sulla camera d'aria, dopo aver forato, si metteva anche la toppa. Oggi invece, nell'epoca dell'usa e getta, molte cose sono insipide. Un tempo il cambio era a due levette e i freni erano a bacchetta e il ciclista era un ciclista senza doping ed altre diavolerie. Oggi anche i meccanici sembrano chirurghi, tutti lindi e puliti. Solo il mito oltrepassa la barriera del tempo e spazio, il mito della bicicletta silenziosa, simile a Zefiro Gentile. Essa non appartiene alla cronaca, ma alla storia ed ad un sano e genuino stile di vita. Bravo Giancarlo, bravo. Grazie.